Com'è sta Nimbus? Va? Vuoi provarla? Sì, dai, fammela provare. Occhio che parte veloce. Comunque, a parte gli scherzi, sapete perché chiama Nimbus 2000 questa pala? Vedete il manico? Ha una curva. Talmente l'abbiamo usata. Perfetta per il che è diventata. Fa vedere. Qua è qua dove fa la cugna, guarda. Puff, guarda lì. Uguale. Mamma mia. Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Siamo venuti al Monza Pizza Bike Park in questa giornata primaverile. Nei miei video il sole al Monza Pizza Bike Park non vuole mai esserci. E vi dirò, finalmente dopo tantissimo tempo abbiamo scoperto i panettoni. L'unica cosa è che, come al solito, la curva, ragazzi, è abbastanza martoriata, come potete vedere. Quindi ci rifacciamo la curvettina intanto che facciamo colazioncina. Ci ricarichiamo un po' con la barrettina di The Protein Works. Iniziamo a lavorare. Non so se te la meriti, Albi, eh. Dai, vengo lì, vengo lì, Piano. Triple chocolate brownie. È veramente pozziolo, voglio. Mamma mia. In descrizione c'è sempre il link, ricordatevi. Noi ci vediamo dopo la sigla. Piccolo retroscena, ragazzi. Lo vedete? È l'arboreto. Si inizia a lavorare. E l'arboreto dove va? Come al solito si rivela il nostro amato paccoreto. Veloce! Oh, Johnny! Vai, arboreto! Vediamo se è in gapporeto oggi. Vediamolo, il nostro eroe. Eccolo! Eccolo! È la prima volta che arboreto passa tutti i panettoni. Lavoro, direi, prime. Però guardate già adesso come cavolo si è già asciugata la curva. Questa curva qui sempre si secca. Oggi lo sai che è il compleanno di Ricky. 10 gliel'ho già dati. Voi dovete sapere, ragazzi, che al compleanno delle persone c'è un rito. Certo. Ecco, oh, che non è quello là di cartellare. Allora, è sempre cartella. Per ogni anno che fai. È una secca di Mauro. E dopo, dai, tra un po' devo andare a fare l'aperitivo, quindi magari prima di andare via un paio di... Per festeggiare, dai, sì, per festeggiare. Adesso che giro in moto mi viene da uscire, whippare e inclinarmi in rampa come in moto. Ma scusami una cosa, ma tutte le volte che devo fare un video al park, se non arrivo un temporale a metà pomeriggio, non è contento il video. No. Madonna, si vanno veloci oggi sti panetti. Oggi io ho deciso di fare il video al park solo perché l'arboretto mi fa: se viene ste, io faccio 3-6 sul mulch. Ah, però devi farlo anche te. Quindi fai vedere a tutto il tuo pubblico la legge del 3-6. In teoria la legge dice che non importa dove, quando e perché, ma il primo 3-6 è sempre perfetto. E poi, tra la legge c'è scritto anche sotto in piccolino che tutti quelli dopo il primo fanno cagare, non atterri la scatoletta, pesce. Anche nella tua testa, oggi questo è il primo ed è chiuso, lo sai anche te. La legge mi è entrata. Ti è entrata? Sì, sì. A posto. Per un cazzo. È le leggi, arboreti, che non funzionano mai. Dobbiamo cambiarla, mi sa, questa legge. Devi farlo sul mulch, Albi, l'hai detto. È il primo sul mulch, quindi sarà perfetto. Esatto. Arboreto. Vado. Dai, mostraci un altro 3-6, arboreto. No. Oggi dovrebbe farlo sul mulch e non so. Di tutti i giorni che hai fatto 3-6, oggi è il peggiore. Oh, quasi giusto. Cosa hai da dirmi? Se chiudo prima io 3-6 sul bag, tu vai diretto sul mulch e lo provi. Mi hai convinto a chiuderlo. Sì, però se tu poi lo chiudi anche te sul bag. Esatto, la reazione a catena è: tu lo fai prima di me, io vado sul mulch e tu mi segui. No. Però Figaro. Non era su tutte e due le ruote! Non era su tutte! No! Com'è qua? Vabbè. Com'è? Mi hai convinto? Ora sono cazzi tuoi! Vabbè. Mi convince sapere che devo farlo sul duro dopo. Tu devi pensare che l'hai già chiuso nel lontano 2019.
ditegli qualcosa. Per favore, dai, non è possibile. Muoviti! Scusa, tu adesso sbruffoneggi tanto? Tu l'hai fatto giusto? Ne fai due o tre qui e poi anche te sul duro, grazie. Ma no, niente, nessuna scusa oggi, ragazzi. Mauro, glielo concediamo uno sul bag ancora, Alboreto. Alboreto? Vai, vai, Albi. Olla! Oh! Okay. Per favore, pronostici. Terra 90 gradi e cotoletta. Ok. Lo chiude. Bianco. Entra direttamente nella finestra della scuola. Tu ricordati che è Imperia, senza averlo provato per mesi. Quando l'hai provato la prima volta l'hai chiuso. Sei stressato mentalmente? Dai, Albi, ne hai fatti un botto. L'unica cosa che devi fare è girare, Albi. Dai, gira, gira, gira. Oh! 180! È meglio dello stretching. È mancato un po' il respirello? Ma poco. Fatto... Questo è il motivo per cui il Toto mi dice sempre di girare di più. E adesso lo farò, mi sa. Dai! Oh, no! No! Cazzo! Era abbastanza giusto. Nel frattempo abbiamo anche il nostro Ste. Ok, Ste fa uno speed check. E nel frattempo, come potete vedere, sta arrivando l'uragano. Dobbiamo riuscire a chiudere il 3-6 dell'Alboreto prima della fine del mondo, ragazzi. Dai, Albi! No! E la mia bici, poverina. Povera cipollina. Almeno non possono lamentarsi che non la uso. Ma no, cosa fa Ste? Adesso manda 3-6 anche lui. Anche lui è la prima, vediamo. Vai Ste! Casalo! 100 anche lui. Oh mio Dio! Madonna che tuona! Oh, Madonna, ma mollala la bici se non giri. Bene? Ci molla un cazzo. Spallatina. Sì, ma mollala la bici se non giri, grazie. Ma non lo so io che non gira. Che non... Minchia, non stavi girando. Ehi, non gira, molla, molla! Oh. Adesso che state cartellando di prepotenza entrambi, adesso si resetta, cervello da zero, fate sul bag, poi si ritorna sul mulch. Cioè l'Alboreto lo faceva giusto fino all'altro giorno, oggi che filmiamo lo sbaglia. Oh, 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 cazzo, sbagliato. Questa qua è la pressione. È la pressione? La pressione. E con lo cam con l'Alboreto. Oh, è anche giusto. Ti è venuto in mente che cosa? Come la facevo l'altro ieri. Cosa sbagliavi? Quando do l'ollata. Girare bene il bacino. Il bacino, non è il culo. Bacino? Alla primera. È soltanto perché ho i miei guanti, No, potevo farlo. Potevo farlo. Dai. Dai. Porca la... Allora io mi incazzo, ma non mi viene alla prima. Perché in contest non c'hai molte opzioni. Devi farlo alla prima. I trick voglio che vengano alla prima, non dopo 10 tentativi. Alleluia! Torno da te. Allora ti faccio vedere allora i progressi. Oh! È un fotomontaggio, non è vero? Era un fotomontaggio. Mostraci i progressi alboretici. Oh, va bene. Sì, ma tu non ti metti nella c***o di testa che non ti verrà mai nello stesso modo sempre tutti i giri. Ma grattato. E va bene. Hai visto che non è successo niente in aria. Figa, continua, mantieni la rotazione e rimani concentrato. Ne faccio un altro. Onora i miei guanti. Di nuovo. Onora lì. Oh, oh, così cazzo. Si va di là? Si va di là, ragazzi. Si va. Qui lo dico e qui lo nego. Qui lo faccio. Vai. Se tu fai 3 e lo chiudi alla prima, motivami. Ti faccio flip can whip senza per provarlo. Vale anche per me? Ah, esatto, uno di voi due che lo chiude. Dai, no, molla. Mollala tutta, Albi. Oh, 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 o
Questa l'ho sentita io. Più che schienata, direi. Hai presente il pugno nei reni che ti tirano i tuoi amici quando vogliono darti fastidio? Sì, però sembra di averne tirato 25 in posti diversi. Bravo. Si gira, Albi, devi girare e guardare il landing. Ah, molla. Bravo. No, molla. No, non cadete come l'arboreto, grazie. Modi peggiori possibili e immaginabili. Come al solito, incastro Reto se non si incastra nella bici. Non è contento. Come si fa, 3-6? E si tiene sta cazzo di bici finché non vedi il landing. Dai, esci dalla rampa e la molli, eh. Dai, convinto. Dai. Vai, Albi. Dai, esci dalla rampa e la molli, eh. No, non sono convinto. Non sei convinto? Guarda come si sta distruggendo mentalmente. No, molla. No! Ho detto molla perché pensavo cadesse come prima, e invece l'ha salvato. Un eroe per adesso ci ha chiuso. Anche se fatto male, però l'hai chiuso e quello è importante. Anche se non l'hai fatto alla prima, lo faccio lo stesso. Così almeno, perché sono qui a prendere freddo, non c'ho voglia. Vai! La Madonna! Quanto tempo che non lo faccio sul duro, eh? L'unica cosa che sbatte di questa volta è che è piccolo per fare questi tiri. Quindi devi fare tutto tipo velocissimo e prendi pedale e terri. Cioè, ragazzi, lo capite quest'uomo? Io faccio fatica a saltare sul piccolo. Lui arriva, fa i salti sul grosso e è piccolo. Mi piace comunque. Alla prima, senza farlo da un sacco di mesi qua, è la mentalità per i contest. È più un gioco mentale che tanto chiude il trick, perché il trick tanto lo sapevo già fare. No, ma vuol dire che anche l'hai assimilato bene. Esatto, speriamo. Poi in contest secca esatto. Della vita. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo un essere che potrebbe... È infortunato, ragazzo. Vediamo. Quella mano dolorante. Non so se si qua. Aspetta, lo vedete? Una piccola protuberanza. Qua. Così impari a mollare per i festi. No, a mettere le mani nei raggi. Ragazzi, comprate Industry 9, sono delle ruote resistenti. Anche alle mani dell'arboretto. Spezzo una lancia a favore delle persone che fanno 360 in skatepark. Cioè, flip, c'è il momento che devi mandarlo, ok? 3-6, minchia, e la velocità e ti cambia tutto 3-6. E l'ollata. Poi devi molto girare bene tecnico. Il bacino. Poi devi guardare dove sei. 3-6 è sempre diverso, mentre flip riesce a farlo sempre uguale. Però, insomma, credo che questo video faccia un pochettino vedere cosa c'è dietro per un trick nuovo. Esatto. Diciamo. Comunque, ragazzi, adesso ho la batteria che sta morendo. Ho lo 0%. Cioè, avete visto l'arboretto che è cartella, quindi mettetemi un po' di mi piace perché è dispendioso fare questi video. Arriveremo a un prossimo video dove l'arboretto ci richiuderà. 3-6, ve lo prometto. Parola di arboretto, ragazzi. Parola di... Pollice negro. Parola di pollice verde. Ciao, ragazzi, bella, alla prossima. We'll be right back.